Ciao ragazzi, oggi è venerdì 17 maggio e sono ritornato a Nusa e mi trovo in un bellissimo posto qua di fronte al Nusa River, ovviamente nelle solite piazzole attrezzate per fare il barbecue, e praticamente sono in pausa tra il pranzo e la cena della mia giornata lavorativa al ristorante. Ebbene sì, la novità è che sono ritornato a Nusa, però bene o male voi non sapete ancora perché ero andato via. Allora, adesso ve la racconto un po' col sorriso sulle labbra, però non è stata proprio un'esperienza piacevole. Infatti, praticamente quasi 3 settimane fa, 1 mese fa, è venuto Giovanni, un mio carissimo amico dell'università, che mi ha raggiunto a Nusa dopo che lui è stato per 1 mesetto a Melbourne, e anche lui aveva iniziato a cercare di lavorare qua nelle farm, nelle costruzioni, con il mio stesso obiettivo, ovvero di fare il famoso 8 giorni e poi così eventualmente spostarsi e girare un po' l'Australia. E, però non abbiamo, lui non ha trovato, io ancora non ero riuscito a trovare un nuovo lavoro nelle costruzioni, e quindi abbiamo pensato, ma perché non proviamo a fare qualcos'altro? E questo qualcos'altro era praticamente fare i pescatori. Infatti la pesca è uno di quei lavori che permette di rinnovare gli 88 giorni. E allora niente, un bel giorno mentre stavamo girando per Nusa, mi sono fermato a parlare con un pescatore qua sulla vicino al fiume, chiedendo delle informazioni per come potevamo trovare da lavorare in un peschereccio, e poi abbiamo scoperto lì tante informazioni, ovvero che quest'area qua della Sunshine Coast è praticamente una zona in cui l'attività principale della pesca è quella della raccolta o pesca dei granchi. Quindi da lì abbiamo iniziato ad andare prima a Tincan Bay, che è un po' più a nord, e poi a ritornare a Mooloolaba a parlare nei porti e cercare un'attività lavorativa come pescatore. E niente, ci hanno sempre preparati i nostri bellissimi fogliettini bianchi, come vi avevo fatto vedere in un video precedente, che ho scritto che eravamo dei gran lavoratori, che non avevamo paura di stare nel mare, che eravamo disponibili anche a stare 2 o 3 settimane offshore nelle imbarcazioni, perché avendo raccolto un po' tutte le informazioni parlando con le persone, fondamentalmente l'attività della pesca dei gamberi era caratterizzata dal fatto che si stava 2 o 3 settimane al largo, e poi dove si lavorava durante la notte, e poi si ritornava una volta che si era riempita la stiva di granchi, e poi dopo ci si fermava per 2 o 3 giorni e poi si ripartiva ancora. E quindi niente, siamo andati al porto di Mooloolaba e lì siamo stati fortunatissimi, perché alla terza barca a cui abbiamo chiesto di lavorare praticamente ci hanno accettato. Ovviamente gli abbiamo detto che non avevamo una grande esperienza della raccolta dei granchi, però avevamo già lavorato praticamente su delle imbarcazioni in Italia per un'altra tipologia di pesce, però sapevamo un po' la vita come sarebbe stata e ci saremmo adattati, bastava imparare un po' questa diversa tipologia di lavoro. Ovviamente non avevamo esperienza e non sapevamo a cosa ci andava incontro, e siamo stati così fortunati che alla terza imbarcazione a cui abbiamo chiesto da lavorare, il pescatore ci ha detto che aveva proprio bisogno di noi. E quindi ci ha invitato dentro alla barca, ce l'ha fatta vedere e poi ci ha chiesto se eravamo disponibili a partire il giorno dopo.
Noi, diciamo, ci siamo presi un attimo per pensare, ma poi abbiamo deciso subito che saremmo partiti, anche per la proposta molto allettante che ci aveva fatto, ovvero che se dopo 2-3 settimane eravamo fuori in barca, riuscivamo diciamo a riempire tutta la stiva di granchi, lui ci avrebbe dato $12,000, e quindi sarebbero stati $6,000 in 2-3 settimane a testa, e non sarebbe stata una brutta presa. Quindi siamo tornati a casa, a Nusa, e lì in un pomeriggio abbiamo messo su Gumtree la nostra camera in affitto, perché la volevamo liberare, e praticamente abbiamo fatto una open house che è durata 3-4 ore, dove telefonavamo a tutte le persone che avevano messo l'annuncio che erano in cerca di camera, e poi appena abbiamo messo l'annuncio ci hanno iniziato a chiamare diverse persone che la volevano vedere. Quindi noi in 3-4 ore abbiamo fatto vedere la camera e siamo usciti a darla via. In questo modo non avevamo perso la caparra della camera e non avevamo perso dei soldi per l'affitto che avevamo già pagato. E sono andato al ristorante dicendo che non avrei più continuato a lavorare, perché sarei partito per 2-3 settimane ad andare a fare il pescatore, e che avevo avuto questa buona proposta e quindi non potevo rifiutare, anche perché mi serviva per gli 88 giorni. E quindi così, in una notte abbiamo fatto le nostre valigie, e la mattina successiva alle 5:30 eravamo già in stazione delle corriere, abbiamo preso il nostro pullman e poi siamo andati a Mululaba, nel porto, dove lì è iniziata la nostra esperienza. Praticamente la mattinata è partita che abbiamo aiutato il ragazzo, il pescatore, che poi ha avuto 35-40 anni, tipo un po' burbero, con capelli lunghi, però era sano, ecco, nel senso non c'aveva nessun arto rotto, ci vedeva bene, quindi abbiamo visto che non gli mancava nessun pezzo del corpo, aveva tutte le dita, quindi diciamo sì, se lui era messo bene avevamo la buona speranza che anche noi non ci succedesse niente. Poi non è andata a finire così. E quindi appunto c'era lì Jamie che ci aspettava, e l'abbiamo aiutato a scaricare tutte le scatole di granchi, di prawn, che aveva pescato nelle 2-3 settimane prima. Praticamente siamo andati nella cella frigorifera a meno 28 gradi sotto l'imbarcazione, e poi ci passavamo a mano questi cartoni di 5 kg, ok? Che li portavamo fuori dalla barca. Un freddo che non vi dico. C'erano ancora quei 25-28 gradi, andare sotto meno 28 è stata un'esperienza incredibile. Ogni 10-15 minuti ci fermavamo di lavorare e uscivamo a un attimo prendere un po' di caldo, perché sì, entravamo e dopo un minuto avevamo tutte le facce con i pezzettini bianchi, che era il sudore che si ghiacciava, la brina sulle mani, c'era molto freddo. Però sì, ecco, nel giro di 2 ore abbiamo svuotato la barca. E poi dopo niente, abbiamo sistemato la nostra roba nella zona
destinata a vivere. Infatti fondamentalmente noi dovevamo rimanere in quell'imbarcazione per 2 o 3 settimane, quindi lavoravamo, mangiavamo, ci lavavamo, dormivamo, tutta in questa imbarcazione. E che cosa? E quindi immaginatevi la vita post lavoro in un ambiente come in una roulotte, in un camper. Quindi sì, spazi non tanto grandi, però sì, ci stava. Tutto finalizzato a quello che avremmo preso, sì, ci poteva andare bene, ecco, quella tipologia di vita fatta per qualche mese. E poi niente, quindi abbiamo sistemato la nostra roba, poi dopo siamo andati a fare la spesa con Jamie e alla fine non siamo partiti la sera stessa, ma siamo partiti il giorno dopo, e però ci ha lasciato nell'imbarcazione a dormire e quindi abbiamo dormito la prima notte nel porto di Mululoba dentro a questa barca. E poi siamo partiti il giorno dopo, siamo partiti per fare i pescatori di granchi.